si torna in aula per il processo nei confronti degli esponenti della società TAP. L'ultima udienza si era svolta dinanzi al giudice monocratico Francesca Maria Mariano. Il pubblico ministero Alessandro Prontera in quella sede presentò una serie di precisazioni sui capi d'accusa che riguardavano i vincoli, le autorizzazioni e le norme violate. I difensori si opposero sottolineando che delle questioni preliminari già formulate in una scorsa udienza e non ancora decise era stata rilevata l'indeterminatezza e dunque la nullità dell'imputazione. Al termine di una camera di consiglio durata un'ora, il giudice Mariano, attraverso apposita ordinanza, respinse le eccezioni della difesa. Secondo la procura, le opere per la realizzazione del gasdotto sarebbero state realizzate senza seguire le indicazioni della valutazione di impatto ambientale e su aree sottoposte a vincolo paesaggistico idrologico. Insomma, su zone agricole chiamate di notevole interesse pubblico. I lavori inoltre sarebbero svolti in assenza di autorizzazioni ambientali, idrogeologiche, paesaggistiche ed edilizie. Le accuse contestate a vario titolo sono quelle di deturpamento di bellezze naturali, danneggiamento, violazione del testo unico in materia edilizia e inquinamento idrico. Nel corso dell'udienza presieduta dal giudice Mariano sono state presentate diverse istanze di rinvio da parte degli avvocati difensori, rinvii accolti solo in questa data ma che non saranno accolti in seguito. Tutto rimandato insomma al prossimo 27 ottobre, data nella quale si dovrebbero discutere anche tutte le conclusioni preliminari.